Salve a tutti Watchikebari, benvenuti nella quinta parte della mia miniserie dei cartoni animati della Kinder e Ferrero. Oggi vi parlo del mio cartone animato preferito di questa serie. L'ho visto mille volte in videocassetta. Ragazzi, gli animotosi nella terra di non dove, uscito nel 2005. Finalmente! Ok, questo film inizia con una ragazzina di nome Fofì che indossa una bellissima felpa rosa. Lei ha dimenticato del regalo di suo fratello, non sa che cosa prendere, ma poi arriva in un negozio magico e un vecchio signore gli spiega che: oh guarda, vuoi il regalo per tuo fratello, prendi questa pista di motociclette. Però il signore poi avverte Fofì che ci sono due chiavette, una d'argento e una dorata, e non bisogna mai mandare lancette verso la parte rossa. Ma che cosa succede? Ovviamente Dedo, il fratello di Fofì, fa sta cosa. E poi vortice, succede un casino enorme e i due bambini vengono teletrasportati in un mondo molto bizzarro, cioè la terra di non dove. Sì, pieno di strade, cartelli e soprattutto gente. Ovviamente abbiamo le moto. Moto viventi con occhi, bocche. Oh guarda, sembra un po' simile a Cars. Ragazzi, Animotosi è uscito un anno prima di Cars, se non lo sapete. Comunque, una delle moto, cioè Mortizza, lei, decide di rapire Fofì perché lei ha una chiavetta d'argento, cioè le chiavette Opla, che sono molto importanti. E il povero Dedo rimane da solo, anzi no, arrivano altre moto, che sono i buoni, cioè gli sprintosi, che sono composti da, abbiamo Scooty, Rumbo e Choppy. Ragazzi, Rumbo, lo dico subito, da bambino io l'ho sempre apprezzato, una moto bellissima. Nel frattempo, scopriamo che i cattivi si chiamano gli Sgasati e il loro capo è Sfango, che puzza molto di benzina, eccetera. E sì, questi sono i villains del cartone animato. Abbiamo Sfango il boss, poi c'è Mortizza, super sexy moto, bellissima, voglia della Madonna. Poi c'è Carti, motocicletta blu, e Baubrum, e a posto. Ah, e comunque Fofì viene rinchiusa all'interno di un pulmino, e sì, poverina veramente, questa cosa mi spiace molto per lei. Nel frattempo Dedo, insieme agli sprintosi, arriva nel loro quartier generale, e poi parte una bellissima canzone. Sprintosi ci chiamiamo, sempre ci aiutiamo a superare ogni difficoltà. Del nonno. Un tempo sapevo battere chiunque in pista. Per me se riesci a partire è già una festa. Piacere son scarburon e lei la dolce metà. E neni sai de cari. Se rumba un poco a franto io mi metto accanto. Scooty sgomma, non ce la faccio più. Scooty sgomba, non ce la faccio più. Ragazzi, questa frase è così strana che, oh mio Dio, è così ambigua. Sto pensando male. Oh my God. Comunque, quella sera, Scarbron, il più vecchio di tutti, spiega che un tempo gli umani e le moto vivevano in pace. Poi è arrivata una moto orribile, cioè il nonno di Sfango, che ha creato un grandissimo casino e poi è stata creata la terra di non dove, dove le moto stanno felici e contenti. Già, alcune cose un po' strane, direi. Poi si scopre pure che tanti anni fa Rumbo e Sfango erano migliori amici. Rumbo è la moto rossa, per chi non l'ha capito, ecco. Ma il giorno dopo accade qualcosa di veramente un po' brutto, cioè che Mortizza rompe i maroni alla piccola ruotì. Poverina, ovviamente Dedo si incazza. E Mortizza è andata da Dedo perché vuole la chiavetta Opla, perché Sfango vuole chiavette per dominare il mondo intero, e succede un casino. E allora poi arriva lui. Ragazzi, arrivo. Ecco qui, raga. Rumbo manda Fangul, quella brutta trota di Mortizza, che scappa via come una idiota scema bagascia.
Però Scarboron si è fatto male e ha bisogno che qualcuno lo ripari. Ma per fortuna Dedo è un meccanico e quindi è tutto a posto. Ma Dedo, sapete, sua sorella è rinchiusa, deve salvarla in qualche modo. E poi lui si incazza e prende a botti un bidone e lancia la chiavetta da qualche altra parte. Vola, vola in alto, entra nel cruscotto di Rumbo e poi magia totale. La sua ruota inizia ad essere super potente e trasmette la velocità di Rumbo a ruoti che iniziano a correre veloci, veloci, veloci. Mamma mia gente, peggio di Sonic the Hedgehog. Però i cattivi hanno una chiavetta opla. E senza due chiavette, Fofì e Dedo non possono tornare a casa. Quindi inseguimento totale, sì! Ah, e comunque Fofì si libera e se ne va via. Ah, brava Fofì, vattene da là che faceva un po' de puz de merd. Inseguimento, sfango contro Rumbo, attenzione! Ecco qua che Rumbo usa la chiavetta e Choppy, il suo mio amico, prova a inseguirlo. Velocità totale, attenzione ragazzi, siamo qui in una grandissima gara. Guarda, guarda come vanno sprintosi. Ma anche Sfango ha un'altra chiavetta, infatti il piccolo Carty si unisce a Sfango per fare una grandissima cosa. Ma poi si scopre, attenzione ragazzi, che in fondo c'è il Canyon biforcuto e Rumbo non può per niente saltarlo. Ma ecco che poi Rumbo decide comunque di saltarlo di nuovo, perché Sfango lo sfida a una gara. E quindi chi riuscirà a vincere? Gli sprintosi oppure gli sgasati? Ragazzi, la scena finale, bellissima gente. Rumbo utilizza la chiavetta Opla per fare la super velocità insieme a Scooty, il Tandem Motosos. Ma succede che poi Grassy, il servo di Sfango, gli fa un brutto scherzetto e i cattivi saltano il Canyon biforcuto. Solo che sono troppo... vabbè, cadono. Comunque Rumba e Scooty riescono a sopravvivere e insieme ai loro amici decidono quindi di saltare il Canyon biforcuto. E quindi ce la faranno? Lo scoprirete solamente se guardate il film. Brum brum. Gli animotosi nella terra di non dove, oppure chiamato anche la macchina montante, qualcosa del genere. Mi piace troppo, è un cartone bellissimo, seriamente, moto viventi, tutti super fantastici, la storia è semplice, è bella. I giocattoli sono queste moto che grazie a una calamita si muovono insieme, io apprezzo tanto questo cartone. Grazie Kine Ferrero per aver creato questo capolavoro.